Buongiorno, anche oggi toccherà mangiare qualcosa. Che cosa possiamo fare? Un risottino con la zucca, gamberi e zenzero. Allora, prendiamo un pentolino con del brodo vegetale, 300 g di zucca, io l'ho già cotta a vapore, 250 g di riso per risotti, 6 o 7 gamberi un po' grandi, un po' di parmigiano, una noce di burro, un pezzo di radice di zenzero, una cipolla, dell'aglio, prezzemolo, noce moscata, mezzo bicchiere di vino e olio extravergine di oliva. Scaldiamo l'olio nella pentola, intanto tagliamo la cipolla. Mettiamo la cipolla nell'olio, facciamo un leggero soffritto. Ecco, si è un po' imbiondita la cipolla, buttiamo il riso e lo facciamo tostare, rimescolando. Un paio di minuti, poi buttiamo il vino, facciamo evaporare un pizzico di sale, aggiungiamo la zucca, e un po' di brodo. Continuiamo così fino a quasi cottura ultimata. Con lo spicchio d'aglio. E buttiamo i gamberi. Li facciamo cuocere non troppo, perché sennò diventano duri, questi vanno cotti poco. E poi aggiungeremo al riso alla fine. Un pizzico di sale. Ecco, i gamberi sono pronti. L'ho cotti un paio di minuti. Ecco, aggiungiamo un brodo e mescoliamo. Allora, i gamberi li lascio due per guarnire il piatto e il resto li faccio a pezzettini, così si mischiano bene nel riso. Il riso è quasi cotto, aggiungiamo i gamberetti a pezzetti, poi assaggiate e aggiustate di sale. Un paio di minuti con i gamberetti è pronto. Ora mettiamo la noce moscata, una grattugiata di zenzero, ecco, spingiamo. E aggiungiamo la noce di burro, e il parmigiano, mescoliamo e poi andiamo a impiattare. Il risotto è pronto, ve lo consiglio che è buonissimo. Se volete potete sostituire la radice di zenzero con la buccia del limone.